Ciao a tutti ragazzi, oggi è esattamente l'11 gennaio. Beh, non si vede. Ok, e come ha detto ragazzi, prenderò parte ad una serie TV della Rai. Da dove è cominciato tutto ciò, ragazzi? Trovai un post relativo a questa serie che appunto si chiama Volevo fare Rockstar, che comunque ragazzi, per chi segue il mio canale, sa che comunque ogni tanto parlo di rock, ho anche un secondo canale dove c'è solo musica, quindi meno male ragazzi, è un mondo che mi appartiene e che veramente spero possa diventare un giorno il mio lavoro. Che succede in questa serie, ragazzi? Ho trovato su Facebook che stavano cercando gente per il casting. E ragazzi, ho mandato via le mie generalità, ho mandato via la mia foto e la serie, vabbè, tanto non ti chiameranno mai. Poi mi è arrivata una mail tipo verso metà novembre dove dicevano che volevano sapere di più su di me, tipo la mia professione, la mia residenza, cose del genere. Sicché io mandai via altra roba fino ad arrivare al punto che mi hanno chiamato 2 giorni fa, per appunto, era sabato, per appunto fissare l'appuntamento per poter partecipare a questa serie. Cosa farò? E soprattutto come lo farò? Tanto sarò una comparsa. Sarò una comparsa, ragazzi, per esclusiva colpa mia, perché quando mandai via le generalità non misi che ho fatto anche recitazione. Ho studiato recitazione, ragazzi, quindi sarà solo una comparsa visiva. Penso anche senza scambio di battute con altri attori. Lavoro che comunque mi verrà retribuito, per carità di Dio. E quindi detto questo, andrò là, andrò a fare un tampone giovedì. Andrò giovedì 14, mi pare. Partirò per raggiungere il Friuli Venezia Giulia, ragazzi, tra l'altro dove proviene metà della mia famiglia. E dopodiché, ragazzi, partirò giovedì. Venerdì mattina avrò il tampone presso una città in provincia di Gorizia. E alla fine parteciperò alle riprese lunedì 18 gennaio. Esattamente ragazzi, il giorno in cui giocheranno Cagliari e Milan, quindi io spero di poter essere a casa la sera per potermela guardare e magari poter fare non una live, ma almeno una post partita reaction come faccio sempre sul canale. E ragazzi, sarà un'esperienza veramente bellissima secondo me e io spero che possa essere un puntino di partenza magari nel mondo dello spettacolo, che comunque ragazzi, il mondo dello spettacolo non è insomma, un mondo molto vasto, non è. Se uno ci sa fare, sono un po' la faccia di merda, come si dice, può veramente ottenere tanto. E io sfrutto questa opportunità con tutto me stesso per poter, diciamo, ingranare qualche marcia. Magari questa volta sarà solo una comparsa, e magari la prossima volta sarà qualcosina di più. E io ovviamente ve lo farò sapere. E quindi ragazzi, a morale della favola, documenterò tutto perché poi, appena tornato dal viaggio, porterò dietro la telecamera e farò un vlog, chiamiamolo così, un video di questo viaggio, lo farò ad hoc per il canale. Quindi, appena tornerò dall'esperienza, quindi penso il 18-19 gennaio, tornerò alla base, quindi tornerò anche a parlare di Coppa Italia, tornerò a parlare di campionato, di cose varie. Anche di videogiochi, del colpo di Cagliari, che comunque è ancora attivo. Vi porterò anche vlog riguardo a questa esperienza per ora magnifica, per ora unica. Magari poi vediamo se si potrà ripetere. E la condividerò con voi, ragazzi. Non vedo veramente ora. Detto questo, io vi invito a seguirmi, se proprio volete vedere come va a finire. Dove andremo a parare, come sarà questa esperienza. Ora come ora ragazzi non vi so dire niente, so solo che partirò giovedì mattina, mi farò con la mia macchinina 600 km, senza per me non mai fermarmi, spero. E poi ragazzi io vi invito a seguirmi appunto per vedere come andrà a finire. Intanto nel frattempo chi mi segue su Instagram, che comunque su tutti i miei video ci sono i link vari, ci sarà magari la vedrete in diretta. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, grazie della visione.